Scusate, dicevo concentrazione. Secondo me la droga scaduta. Ma vedi, è stato tutto. La voce cazzo. Signore e signori, ditelo voi, Educational, presentano l'Odissea! Oggi narreremo per voi le vicende di Ulisse, re di Itaca, che con astuzia e coraggio conquistò la città di Troia. Troia, solo per mamma. Mentre Ulisse vagava peregrino ad attendere il suo ritorno, c'era Penelope. Buonasera, sono Penelope. Figlio mio, sono ormai 20 anni che tuo padre Ulisse non ritorna. Sono preoccupata, non può preoccuparsi, ma mi preoccupo. Stai tranquilla, madre. Stop. Stara bene, madre. Stop. Quante volte lo ripetertelo, ti chiami Telemaco, non telegrafo, struzza. Figlio mio, ci sono ospiti di là per me. Sì, madre. Stop. C'è qualche uomo tra di loro. Sono tutti uomini. Falli! Entrare! Falli entrare. Voce del verbo fallere. Salve Penelope. No, non chiamarmi Penelope. Chiamami Pene, più scicco. Non sciccarsi, ma sceicco. Salve Pene. Questi uomini che vedi con me appartengono al popolo dei Proci. E là! Ma ti broci a Maddaloni, complimenti! Non complimentarsi ma compilation! Ed io sono il capo dei Proci! Ah, sei il Procione? E dimmi, Procione! Penelope, sappiamo che da troppo tempo non vedi tuo marito! Che ti manca la figura di un uomo al tuo fianco! Che il calore di due braccia possenti che ti sostengano! Per questo io e i miei uomini siamo qui per chiedere la tua... La mia... La tua mano. Amani. Sono 20 anni che non vedo mio marito. Cazzata, fa questa mano, scusate.
E che c'è? Forse avete sbagliato a scrivere. Avete pensato una cosa e ne avete scritto di da buono. Sto come lavato, sono pintato, ma via! Il vostro capoccione ce l'ha scritto, vedete? No, lo fanno un po' libri, di te vivo, scemo, però c'è scemo nella vita mia. Vedete un pochettino, vi chiedete e vi sarà dato. Bussate e vi sarà aperto. Non sto buccando con cucciarina! Vedete un po', sto pensando con una buscruppiariera. Che quel friariero di mio marito, Ulisse, nessuno conosce, e che cosa avete mai fatto in questi 20 anni, buona donna? Che potevo fare? Testo la tela, sono nato così grande, file e spino, che potevo fare? La mano. Tino Procetto, va bene. Comunque caro Procetto, se quella mano bisogna aspettare. Ho da finire la tela, non te lassi, ma te l'avrei data. Fate pure. Grazie. Intanto sull'isola di Ogigia, Ulisse era intrattenuto dalla ninfa Calippo. Calippo. È giunto Giorgio che oggi Giorgio lasci Ogigia. Ah? È giunto Giorgio che oggi Giorgio lasci Ogigia. Cari, a già avanti. Vado via. Perché Ulisse, ti sei stancato di me? Non ti piacciono più i miei calippi? I due gelati sono i migliori del Toro Pompeo. Del Toro Pompeo? Del Toro Pompeo? Del Toro Pompeo? Ulisse di buon mattino partì da Ogigia con la tattera. Azzatto, schiatto per tattera. Con la tattera. Ma durante il suo peregrinare venne richiamato dal famelico canto delle sirene. Accostate la nave sullo scoglio a destra. Non ho capito cosa bisogna fare. Scoglionata a destra. E così pagato un verbale di 200 scudi, Ulisse ripartiva una tempesta, sollevatevi contro alla Pordenone. Poseidone! Dove se lo pagare sulle coste della Libia? Sulle coste della Libia! Terra! Non terrasse ma terrone! Marinai, finalmente un nuovo ospedale. Ulisse sbarcò su un'isola popolata da tanti animali. C'erano mucche, porci, cani, cavalli, galline, sull'isola c'erano anche tante capre selvatiche. Ma voi non avete fatto? A me quella capretta stuzzica tanto l'appetito. Ma tu stai tu vicino? Ma io lo sto guardando proprio a te. Ecco, mangiamola! Fermi! Io, signor Volefemo, e voi,
comincia a essere comincia meglio! Polisemo, un solo occhio, ma guarda miglia! Complimenti! Adesso mi mangio a tutti! Presto marinaio, infilami il palo! E Polli, nell'occhio! Cacca! E così Ulisse, scappata la furia del ciclope, ritornò dalla sua Penelope e se la baciò. No! Se la carezzò. No! E mi sono trovato! Sì! Grazie! Venti grazie, Gabriele, grazie a tutti! Grazie a loro! Grazie a voi! Continuate pure l'applauso!